Sul mio canale, oggi finalmente ve l'avevo promesso, ho provato le vostre scopertone Amazon e permettetemi di dirmi, siete diventati dei fenomeni a scovare succosità amazoniane. E ve lo dico. Ma prima di tutto voglio ringraziare il nostro sponsor di oggi che è Ava & May. Non potrei essere più felice, io amo, adoro Ava & May, lo sapete, lo vedete, Ava & May è in tutta la mia casa e questo è il mio periodo preferito dell'anno! Perché cosa abbiamo qui? Come ogni anno, il meraviglioso calendario dell'avvento Ave May, che quest'anno è ancora più bello, se possibile. Cioè, è una scatola, tra l'altro, che si può tranquillamente riutilizzare perché è super rigida, super bella. E qui abbiamo 24 caselle di inediti, best seller, grandi ritorni. Sono emozionata e tra l'altro ha un valore di 300 euro e sappiate che ho un codice sconto pazzesco per voi, ma ci arriviamo dopo. Io direi apriamo qualche casella random, così vi dico, vediamo un po' qualche succosità, ma non ve lo spoilero tutto. Cominciamo. Sai come le brioche che ho mangiato oggi? Scherzo, che poi non tanto. Raga, Norimberga, spray. Io ve lo giuro, spruzzate Norimberga ed è Natale. Cioè, ed è davvero Natale. Io ho una voglia di Natale, nonostante oggi a Parma ci avevamo le maniche corte dal caldo che c'era. Ma vi giuro, aspettate che lo metto bene perché non voglio che si scassi. Allora, poi, non lo so, 18, dai, 18. Una piccolina, mi sa di candela e mi sa di quadro, vediamo. L'anno scorso, se vi ricordate, e andiamo! L'anno scorso ero impazzita per le candele quadrate, le abbiamo anche. Allora, vedete la mia fila di candele quadrate là? Mi dispiace troppo accenderle, io adoro, cioè, sono bellissime. Questa a proposito, Sugar Cookie, edizione limitata. Ecco, secondo me, ve lo dico sempre, Ava & May nelle gourmand, c'è da, io impazzisco, sono super golose. Questo è un biscotto zuccheroso. Sì, ma un biscotto, un cookie al burro. Il mio povero cuore non regge. Sentite, andiamo direttamente alla 23, che è bella grande. Mi dà di diffusore, vediamo. Scandinavia Coziness. Diffusore a bastoncini vaniglia cashmere amber. Questo è il mio. Questo è il mio. Tra l'altro lo sapevo. Tra l'altro, sapete, la mia mamma ha la mania come me di Ava & May e ogni volta mi dice: ne hai qualcuno da darmi? Gli avevo fatto anche una storia a casa sua, vi ricordate, di quando ero andata? Dai, apriamo un'altra, tipo questa 12 che ha una forma diversa. Il sapone in polvere, sapete che a me questi piacciono molto, durano un sacco, facili da fare, lo sapete, acqua calda, shakeri per 1 minuto, lasci riposare 30 minuti, shakeri ancora, il prodotto è pronto. E questa è la fragranza Persia Unlimited, perché infatti non mi ricordavo esistesse. Sono buoni, sono ecosostenibili, sì, lo sto mettendo via, buonissimi, buonissimi. Dai, l'ultima e poi la smetto perché non mi controllo, io aprirei direttamente Natale, che dite, un bel 24 la sera della vigilia. Santa Workshop direttamente dal Polo Nord. Mamma mia, mi immagino veramente il laboratorio dove fanno, dove impacchettano i regali. Guardate che bello anche il design. Tra l'altro, ve lo dissi anche gli altri anni, comprare il calendario di Ava & May è perfetto per fare dei regali, ragazzi. Cioè, anche per fare 1.000 regali natalizi, colleghi, parenti. Cioè, basta, non ve lo spoilerò più, ma si vede. Qui c'è questa Sugar Cookie che. L'accendo stasera in camera. Ava & May, fate dei calendari. Questo veramente fate 24 regali. Io ve lo dico, se vogliamo anche risparmiare per il Natale, insomma. Ok, comunque, codice sconto. Dunque, l'ho messo qua. No, dove l'ho messo? Sapete che io lo leggo sempre perché poi mi sbaglio, perché sono un disastro. Allora, il codice sconto è EPICOVA. Perché sono veramente happy. Scritto tutto attaccato, tutto maiuscolo. Happy Cova. 25% di sconto sul calendario dell'avvento. Più
perché non solo, 50% di sconto sul resto dello shop, come sempre escluso mini set e categoria outlet e auto, club, no, e VIP speciali, come sempre, però praticamente su tutto, quindi meno 25 sul calendario, meno 50 sul resto dello shop, fino alle 23.59 di domenica 6 ottobre. Io vi lascio il link qui, grazie mille a MyMay, sono felicissima, e niente, andiamo a vedere le vostre scoperte di Amazon. Come vi dicevo, siete diventati veramente dei super super pro. Allora, numero uno, vabbè, questa è una cosa un po' random, ma allora, cioè no, non random, adoro, comunque, di iSmile, vi avevo già parlato dei loro dentifrici, di quello al watermelon che adoro, ma una di voi mi ha detto, Julie, hanno fatto quello Wonka al cioccolato? Ora, loro praticamente hanno questa tecnologia che in teoria dovrebbe aiutare a sbiancare i denti. A mio avviso è un buon dentifricio, ma non lo trovo sbiancante, lo trovo come tutti gli altri dentifrici. Ma la cosa bella è che è delicato e soprattutto hanno delle fragranze golosissime, ne hanno tantissime. Cioccolato, se anche avete magari dei bambini in casa, così può aiutare a far sì che si lavino i denti. Secondo me, non so, tipo mio fratello da bambino era la battaglia, ma anch'io, non è che ero un po' discolo anch'io da bambina. Comunque è buonissimo, mi piace tantissimo, bellissima idea regalo tra l'altro, quindi grazie grazie del consiglio. Non so perché nella mia testa associo sempre il dentifricio alla menta, no? Al senso di freschezza, ma una volta che esci da questo mindset e provi degli altri gusti, poi grazie a chi me l'ha consigliato, io anni fa usavo quello di Stila, questo costa un terzo ed è migliore, si chiama Chimose Color Correcting Primer Treatment SPF 22++. Ora, ve lo ricordate questo effetto swirl di Stila? Ecco, questo è migliore. Io ho visto delle recensioni negative perché dicono, ma non copre, è un primer. Non deve. Comunque, buonissimo prodotto con un pigmento che da, vedete che ha pigmento davvero uniforma e spegne leggermente i rossori. È un'ottima preparazione per la pelle, oltre ad essere super idratante. Vedete? Vedete che spegne? Ora, vi dico la verità. Io personalmente l'ho provato anche senza fondotinta quando non avevo voglia di truccarmi e comunque mi faceva sentire più confident. Però è un bellissimo prodotto che veramente ti aiuta anche a mettere meno fondotinta. Ma è coprente? No, è leggermente tonalizzante, è un primer. Poi, a te, tu sai chi sei, tu mi conosci. Dunque, Wycon Fard Compatto a lunga tenuta Partner in Time, e il colore è il 103 Real Pink. A parte che non so perché, io mi ricordavo i blush di Wycon piccoli, li hanno rifatti, non lo so, comunque questo è enorme, sono 7,2 grammi, ma il colore, raga, è quello cosù, è un rosa cipria, cupo, bello, bellissimo. Dov'è il mio pennello da blush? Dove si è nascosto? Adesso lo metto ancora, giusto per farvi vedere la bellezza di questa cosa. Polvere compatta, non sfarina niente, e tu lo tamponi. E a questo rosa, beh, perché ho già un chilo di blush, è meglio che lascio lì di metterlo, però. Bello, bellissimo. E poi ne metto sempre un po' anche per spegnere l'effetto chiaro del correttore che non mi piace. Levigante, bellissimo colore, setoso, bellissimo, bellissimo, soprattutto il colore. Grazie del consiglio, questo è un gioiellino davvero. Poi non sfarina, non spolvera, si stende in modo molto omogeneo, veramente un gioiellino, grazie. Poi, sempre una di voi mi ha consigliato il Colibri Polipeptide Booster, 25% di soluzione polipeptidica più l'1% di inulina, dermatologicamente testato, 30 ml di prodotto. Ora, devo essere onesta, questo è uno dei più bei complessi peptidici che io abbia mai visto per la scelta dei peptidi contenuti. A parte che il peptide più presente all'interno è l'acetilhexapeptide 8 o argilerina, che è un peptide ad azione botox-like, lavora benissimo rughe del leone, rughe della fronte, è veramente un bellissimo peptide. Ma poi abbiamo il peptide Taut, che conosciamo in casa LabCare, quindi contiene e stimola anche la produzione di lumicano, che permette una distribuzione omogenea del collagene nelle zone trattate. Abbiamo tutti i più bei peptidi, più anche nuovi, più di nuova generazione, sulla stimolazione endogena di collagene, sull'azione reshaping del viso, eccetera. Abbiamo anche il tetrapeptide 30, antimacchia e antinfiammatorio.
È una formula bellissima. Unica cosa, l'unica cosa che non mi ruba il cuore è la texture, perché è molto gelificata e non ha grado di moisture all'interno. Tant'è che secondo me questo è il booster perfetto. Esempio, usi questo come booster e ha tra l'altro un'azione, io trovo proprio che abbia un'azione liftante quando lo metti. È proprio questa azione. Avete capito cosa intendo? Se poi però metti un siero tipo Mairo di Lab Care, tipo questo di cui parleremo dopo, dei vostri consigliati, una cosa morbida, allora secondo me la combo diventa perfetta. Perché comunque da solo, se no vi consiglio una crema un pochettino più ricca, tuttavia se volete un anti-age molto, molto strutturato e con azione un po' liftante, questo secondo me vi piace da 1 a 10 mille. Quindi grazie, grazie del consiglio. Colibria è un marchio di cui via via sto provando delle cose e non delude mai, devo dire. L'abbiamo tirato fuori, quindi ve lo consiglio. In realtà io di questo ve ne avevo già parlato, tant'è che non l'ho ricomprato, vi mostro il mio. È di Nip & Fab, della linea Barrier, ed è il Ceramide Fix Serum 12%, che è tantissimo. Tra l'altro vi faccio ridere, ieri a Parma c'era così freddo che ci voleva il giubbotto, oggi con le mezze maniche avevi caldo, cioè, non lo so. Comunque, questo è un siero concentrato alle ceramidi, una ricchezza, ha una texture ricchissima per essere un siero, un grado di moisture, un grado di comfort sulla pelle bellissimo. Questo per pelli secche, stupendo, o proprio per bilanciare un'azione di retinolo, alfa e beta idrossiacidi, o in generale appunto con un prodotto particolarmente tensore e asciutto, questo è bellissimo. Le ceramidi hanno un'azione estremamente elasticizzante sulla pelle, un'azione estrema sull'effetto barrier repair, e in più, guardavo, dermatologicamente testato, senza profumo, e arrivo. Dunque, la base è pienissimo di niacinamide questo prodotto, terzo ingrediente è ninci, a noi piace molto la niacinamide, lo sapete, uniformità del colorito, visibilità dei pori. Poi abbiamo, glicerina, abbiamo anche l'acido azelaico, e questo aiuta anche per i rossori. Un blend di ceramidi fantastico, abbiamo l'acetilhexapeptide 1, bisabolol lenitivo, inulina, abbiamo alfa-glucanio-glisaccaridi, gluconolactone, che è un polidrossiacido delicatissimo, che posso usare tutti i tipi di pelle, che ha un effetto micro esfoliante. Insomma, una fitosfincosine che sostengono l'azione delle ceramidi. Questa è una formula bellissima ed è un prodotto bellissimo. Grazie a te di avermi ricordato che ce l'avevo, perché adesso lo rimetterò sicuramente in uso. Bellissimo sì. Poi Marta, se non sbaglio sei stata tu, mi ha consigliato l'FV, ed FV ragazzi, cioè, è un marchio top. La cipria compatta Dupe de Charlotte 10, i blush liquidi miei preferiti 10. Questo è il Red Ginseng Nest Polypeptide Skin Nourishing Liquid Foundation. C'è anche la versione matte, ma lei mi ha consigliato la versione idratante. Lei l'ha preso in un colore più chiaro del mio. Io ho preso il Classic Ivory. Ora, questo fondotinta, io non so come sia possibile. Ce l'ho su. È stupendo. Stupendo. A parte che adoro il colore, perché ha una base super neutra, come piace a me. Cioè, questo è veramente un colore neutro. Perfettamente neutro, sottotono, bellissimo sottotono, bellissima cremosità. La cosa che mi ha colpito, allora, avete presente il mio adorato fondotinta di Suede, di cui parlo sempre? Avete presente il Revital Essence di Shiseido, di cui vi ho parlato tantissimo l'anno scorso? È come se i Suede e Shiseido avessero un bambino, e diventerebbe questo. Molto idratante, molto lucidino, poi ovviamente io lo ciprino e spengo un po', però rimane, vedete, questa semiluce riflettenza di pelle sana, ok? Se avete la pelle secca lo adorerete, se avete la pelle mista va settato bene, se avete la pelle grassa non guardatelo neanche. Molto bello. Tra l'altro il modo in cui scivola sulle rughette, sui segnetti, poi sono in quel periodo, ok? Quindi tipo... ci scivola sopra anche sulle secchezze, che è una meraviglia. Non so come ringraziarvi, è un prodotto meraviglioso. E tra l'altro adesso guardo anche l'inci, perché se non sbaglio nasce come concetto anche di fondotinta attivo. Sì, infatti, estratto di ginseng, complesso polipeptidico, collagene, carnosina, acetilhexapeptide 8, un sacco di estratti. Sembra l'inci di una crema, più che di un fondotinta. E boh. Purtroppo questo è l'unico prodotto che non mi è piaciuto, ma adesso vi spiego perché, ok?
Mi avete consigliato di Plantific, il Vitamin C Face Massage Serum con peptidi e collagene. Ora, la form packaging molto carino, ma il mio è difettoso. Ci ho messo un'ora a far funzionare il meccanismo, ma vabbè, ecco, già adesso non funziona più. Tutte le volte per farlo uscire devo incastrarlo. Ora, texture molto, molto ricca, molto morbida, sembra una crema, non un siero. Un po', vedete? Cioè, guardate che roba. Super, aspettate perché l'ho sformato troppo, vi faccio vedere cosa intendo. È una texture super filamentosa, che roba. Sembra colla, ok? Ma lì, vabbè, dopo che la spalmi, per me non è un prodotto confortevole sul viso, è troppo appiccicoso, ma col fatto che lo chiamano massage, cioè, probabilmente nasce per essere massaggiato, anche se anche post asciugatura non amo molto il feeling sul viso. Ma poi ho capito perché. Guardando l'inci, la base della formula è acqua, oli minerali, cioè paraffina. Ora, io mi occupo di divulgazione, cerco di avere sempre un'opinione obiettiva al di là dei miei gusti personali, quindi non sono qua per demonizzare per forza la paraffina. Ci sono modi e tempi in cui la paraffina è molto utile, viene utilizzata ad esempio anche in ambito per le preparazioni alchemiche in farmacia, proprio perché è ad altissima tollerabilità cutanea, cioè zero rischi di reazioni allergiche, ad esempio. Crea un film sulla pelle, aiuta la pelle a rigenerarsi, viene usata in una determinata forma anche ad esempio per le ustioni, ok? Quindi diciamo che la paraffina nasce come prodotto occlusivo, appunto perché è quello che deve fare, e su alcuni tipi di pelle, no problem, tipo sulla mia, i prodotti a base paraffina mi rendono l'incarnato grigio, mi fanno venire la pelle piena di punti bianchi sotto cute, cioè proprio non mi piace la paraffina sulla mia pelle. In più, in generale, è forse l'ingrediente base meno costoso del secolo, cioè te la tirano dietro, ok, la paraffina. Quindi spesso si usa per abbattere il costo formula, ok? No, per me la base acqua paraffina no, ok? Però mi rendo conto che, ripeto, ci sono modi, tempi in cui la paraffina è assolutamente utile. Questo però è un'opinione personale. Tutto quello che ho detto, invece, a parte il fatto che a me fa venire la è un'opinione tecnica. Mi sono spiegata. Comunque la base appunto è acqua paraffina, poi abbiamo un bel pack 100 stereate che va a mettere on top al petrol chimico l'occlusività, cioè sulla mia pelle una roba così non va bene, ok? Però detto questo, cioè non amando la base della formula, abbiamo niacinamide, abbiamo ialuronico sotto forma di sodio ialuronato, abbiamo collagene, acido ascorbico, anche lì l'acido ascorbico a me piace, ma ad esempio o in forma in polvere o sostenuto da consiglio di solito sostenuto da forme derivate più stabili, perché l'acido ascorbico ossida tipo così, ok? Quindi diciamo che difficilmente sfrutti l'acido ascorbico in un prodotto, mi sono spiegato. E abbiamo l'estratto di Ribes Nigrum, abbiamo il Copper 3 Peptide 1, l'argilerina, un blend di peptidi molto bello, l'estratto di fico che è un super antiossidante, il blueberry che è un antiossidante, abbiamo l'azulene che è un lenitivo. Strano che l'azulene dovrebbe colorare il prodotto di blu. E avete capito? No, più che altro per la base con cui è stato strutturato, non amo la texture, non amo il feeling, ma l'inci è bello, contiene profumo ma si sente pochissimo, a mio avviso, nonostante sia più o meno la metà dell'inci, lancia anche la pelle bella una volta che si è assorbito, però è come se avessi film, mi sembra di avere uno strato di plastica, cioè non so come spiegarvelo, non mi piace il feeling, questo ecco, no, per me no, ecco. Poi, adorato! Allora, io per anni ho usato il Nux al miele, lo sapete tutti. Ma di cui metto Giulia, prova questo, Melvita al nettare dei tre mieli, per labbra e zone secche. Raga, questo boccettino costa pochissimo, mi sembra di averlo pagato 4,50 euro forse, e cioè, tempo che lo consumi, finisce l'inverno. Idrata le labbra, benissimo. Allora, a differenza del Nux, questo è proprio un profumo di miele delicato, da come del vasetto di miele, non come tipo iniezione di riproduzione da laboratorio di miele, non so se mi sono spiegata. Buonissimo, avevo proprio le labbra devastate, me le ha sistemate. Questo è un lip balm fantastico e io l'ho usato anche per le cuticole, però avete capito, ottimo, ottimo.
E l'ultimo, sì, stavolta non me ne avete consigliati tantissimi, però avevo io diverse prodotti Amazon per le scoperte, eccetera, non volevo fossero troppi prodotti, ma non vi preoccupate perché poi li compro e li metto magari nel video dopo. E anzi, come sempre, dal momento in cui pubblico questo video sono aperta la caccia alle vostre nuove scoperte Amazon, quindi avete scoperto qualcosa di Amazon di recente? Scrivetelo in info box. Ultimo prodotto. Avete preso ispirazione dalla Julie? Anna Irui, che fa la maschera alla rosa e vitamina C migliore del secolo. Anna Irui è un marchio bellissimo, fa dei sieri stupendi, ho preso il loro nuovo, ma ne parleremo più avanti. Comunque, Caffeine Rose Eye Cream. Ora, applicatore, scusate, l'ho usata prima, applicatore, volendo potete massaggiare il prodotto. Questa è una crema occhi per me perfetta da giorno, perché l'applicatore è fresco, perché è idratante ma sottile e leggera, quindi è perfetta anche come base trucco se non amate le creme contorno occhi troppo pesanti o se avete paura dei grani di miglio e via discorrendo. Molto molto setificante in asciugatura, un bel grado di idratazione, non troppo ricco, anche se per me non è mai troppo, avete capito. Questo prodotto ha una base attiva, contiene più attivo dell'acqua, la base appunto è acqua di rosa, poi abbiamo caffeina, estratto di melo, di mela, watermelon super antiossidante, blueberry super antiossidante, rusco per il microcircolo, retinolo, però è una crema che non è super ricca di retinolo, eh? Cioè il retinolo non è l'attivo chiave, ma c'è, collagene, un complesso polipeptidico, acetilhexapeptide 8 per le rughe, varie forme di acido ialuronico, probiotici, beta-glucani, allantoine, pantenolo, lenitivi, vitamina E acetata. Questa è una formula stupenda, ripeto, un prodotto anti-age molto levigante, è proprio un bel prodotto, quindi grazie mille del consiglio. Se cercate una crema contorno occhi con una bellissima formula anti-age che non costi una fucilata e volete provare qualcosa di nuovo, sicuramente questo può essere il prodotto giusto. Ma mi mancano dei prodotti. Assistant! C'è un sacchetto giallo in cucina. No, perché quelli che ho usato per truccarmi li ho dimenticati in cucina. Quindi ecco, mi sembrava fossero troppo pochi. Manca certamente la palette. Dove sta qua, vero? Di la verità. Ah ah! Mancava un prodotto. Non l'avrei mai comprata, raga, non sarebbe mai entrata nel mio radar. Si chiama Welcome to Sin City e il Shadow Palette di Essence. Questa ragazza gentilissima mi fa: Giulio, io non lo so, io mi trovo bene. E fai bene, perché è bellissima. È una palette di shimmer, io oggi ho usato 1, 2 e 3. E sugli occhi è, allora l'unica cosa che non uso è il glitter, ma vabbè. Guardate la bellezza del colore. Sussimano creme. Guardate che bello, questo l'ho messo al centro e più ancora al centro ho messo il suo fratellino di fianco, questi qua li ho sovrapposti, guardate la bellezza, ma aspettate, vi faccio vedere il verde e il giallo così svenite insieme a me. Cioè per il prezzo questa palette è bellissima, cioè se avete voglia di shimmer, di colori nuovi, c'è il lilla che è stupendo, cioè questa palette non costa niente, guardate che belli. Soprattutto io amo questo genere di ombretti sopra una base in crema, come ho fatto oggi, ho usato un matitone. Ah, tra l'altro, per fare tutte le sfumature matte e la base, ho comprato, l'ho vista su Sephora e l'ho comprata, questo quad meraviglioso di Nabla. Se avete voglia di una palette, ragazzi, di color malva, questa è stupenda. E ho usato 1, 1, 2 e 1, 3, ok? E poi sono andata sopra, ho fatto praticamente la base dell'occhio con quello matitone matte, questo sopra nella piega e poi quelli lì, così e al centro. Bellissimo questa qua di Nabla. Comunque questa palette non costa niente ed è super carina, soprattutto guardate che bello il bronzo, soprattutto se non usate magari spesso gli shimmer ma volete provare a inserire colore nella vostra make up routine, cioè non costa niente, è troppo troppo carina, soprattutto per il prezzo secondo me. Quindi grazie mille di queste mega scopertone Amazon, grazie dei consigli, cioè non so come ringraziarvi, e forse uno dei miei video preferiti da girare, quello dove provo le vostre scopertone Amazon. Ovviamente trovate tutti i link qua sotto. Io ringrazio ancora tantissimo AMA. Vi ricordo il codice sconto che ci hanno dato, che è HAPPYCOVA, 25% di sconto sul calendario dell'avvento, più 50% sul resto dello shop. Spero di cuore che il video vi sia piaciuto, se così è stato pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Vi voglio bene. Thank you.
Thank you.